Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Uranium! Nello scorso episodio eravamo arrivati qui ad Amatrite Town, cittadina alquanto tranquilla ad estrema sinistra di Tandor. In questo nuovo episodio ritorneremo di nuovo all'interno di quella famosa grotta da dove siamo usciti per arrivare qui, per andare a sbloccare diciamo un passaggio importante grazie allo spray che ci ha consegnato il tizio qui ad Amatrite Town. Praticamente uno spray per far spostare degli insetti praticamente. In ogni caso, prima di iniziare vi ricordo di supportare questo episodio con un bel mi piace e un commentino qui giù per farmi sapere la vostra su ogni cosa. Dunque, allora, direi di spostarci e ritornare di nuovo in quel punto lì, uscendo teoricamente da Amatrite Town. Ed eccoci qui di nuovo verso il percorso 10. Allora, abbiamo già attivato il repellente, sì, per non perdere altro tempo. Siamo qui vicini, dobbiamo passare queste zolle d'erba per arrivare al punto X. Esattamente dove c'erano tutti quanti quegli insetti, non so se vi ricordate nell'episodio precedente. Infatti era un punto in cui ero molto curioso, per dire insomma che, avevo pensato fin da subito che da quella parte lì si poteva proseguire. Ed eccoci qui. Ecco qui. Vuoi usare lo spray? Perfetto, diciamo ormai è una cosa automatica, me lo chiede. Oh oh, guarda tutti questi bei insettini come scappano. Ecco, vanno altrove. Il repellente è finito, attiviamo il super repellente. Sperando che non mi finisca perché davvero mi troverei nella merda più totale. Dunque ragazzi, direi di andare avanti. Qui sotto c'è un buco, ma prima c'è uno strumento da prendere, quindi prendiamolo. E troviamo un super repellente, diciamo che mi serve, mi servirà per forza. Adesso, una buca che mi porta non so dove. Allora, vorrei un attimo vedere una cosuccia. Intanto volevo dirvi che ho dato il condividi esperienza a Nupin, quindi Bashaf non ce l'ha più, anche perché si trova a livello 27. Da quel punto in poi potrei portarlo avanti tranquillamente io. E basta. Mettiamo Archilles come primo e andiamo avanti. Dunque ragazzi, cosa abbiamo qui? Oh, un allenatore. She comes, she comes. Sì, sono qua, tranquillo. Tan 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 tan. Ok. Bug Maniac. Con un team al completo. Fantastico proprio. Non poteva capitarmi di meglio. Va bene, il primo Pokémon è Smore, quindi vado di ruota fuoco e lo mando KO bello diretto. Ok. Quindi, Smore è andato KO. Il prossimo Pokémon è... non ho letto bene? Spony. Vabbè, in ogni caso ragazzi, saranno tutti quanti Pokémon di tipo Coleottero, non preoccupateci. Cioè, non preoccupatevi. Andateci con dei Pokémon di tipo fuoco più che potete. A tutto spiano. Come se non ci fosse un domani. Ok, Nupin sarà a livello 26. Sto aspettando con ansia la sua evoluzione. Se non sbaglio dovrebbe evolversi tra esattamente 9 livelli. Quindi tra breve vedrete l'evoluzione di Nupin. Restate sintonizzati perché so che molti di voi ne hanno la voglia di vedere l'evoluzione di Nupin. Ok, Trickv. Andiamo avanti. È la petta questa qui. Sì, sì. Perfetto, va capo anche la petta. La chiamo apetta io. Di nuovo Trickv. Usiamo ruota fuoco. KO la petta. Sì, diciamo che questa qui è una lotta molto veloce perché ha dei Pokémon base non evoluti. Ecco qui che rigira un'altra volta Smore. Quindi andiamo di ruota fuoco. Ok. Tra l'altro Archilles è vicino a livello 40, una roba assurda. Va bene ragazzi, allora abbiamo vinto contro questo pigliamosche. Adesso non so cosa c'è più avanti. Direi di proseguire con molta cautela. C'è un altro pigliamosche. Yeah! Tan 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 tan. Un solo Pokémon disponibile. Sponary. Ok, iniziano gli stadi evolutivi successivi. Va bene, andiamo di lanciafiamme.
dato che è efficace. Se non sbaglio è anche un Pokémon di tipo acqua, infatti usa Water Gun. Ehi, 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 ehi. Mazza, molto forte. Va bene, allora, dato che riattaccherò per primo, sì, riuso di nuovo lanciafiamme per mandare KO questo Sponary avversario. Ok, fortunatamente ce l'ho fatta senza altri intoppi. Bene, Nupin sarà a livello 27 e vorrebbe prendere giorno di sole. Sunny day. Non lo so, ma non credo mi serva. Sunny day, day, sunny, sunny day. No. Blocchiamola. E finiamo questa sfida. Quanti bei soldini che sgancia questo pigliamosche. Guarda, guarda, guarda. Spero non ci siano altri allenatori perché mi sto rompendo leggermente le palle. Oh oh oh. Ho parlato un po' troppo, mi sa. Dunque, prima di iniziare un'altra sfida, direi di curarmi magari. Prima di avere spiacevoli sorprese. Dato che qui i Pokémon sono, non lo so, ti colpiscono alle spalle. So hungry. Perché c'è gente inquietante qui dentro. Allora, Hunt piglia mosche con Fyrock. Ok, con lui ce la dovrei fare benissimo. Dai, Archilles. Sì, ha voglia. Nightshade. Perfetto. E direi di colpire con Ruotafuoco. Sì, ci sta pienamente. Bye bye Fyrock. Adesso ragazzi, credo di essere arrivato. Quasi livello 40. Guarda, guarda un po' te. Dove mi sono bloccato. Va bene. Allora, c'è un'altra buca. Andiamo. Siamo arrivati? No, non siamo arrivati. C'è lui. You get out. Tan 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 tan. Ultimo Pokémon. E chi è? Harilect. L'evoluzione praticamente di Trickv. Ci siamo girati tutti e tre i Pokémon. Insomma, tre Pokémon base, tre Pokémon seconda fase evolutiva, ecco. Vabbè, insomma, era più che scontato. Archilles sale a livello 40. Oh mio Dio. E Nupin a livello 28. È salito di 3 livelli nel giro di 7-8 minuti. Pazzesco. Va benissimo. Allora, c'è un altro allenatore. Sì, eccolo qui. Super Potion. Curiamo Archilles. E andiamo ad aprire il culo anche a lui. Bene. Siamo un po' a vedere che Pokémon c'ha lui. Tre Pokémon disponibili. Guarda che un po' sono Fyrock. Mamma mia quanto sono prevedibili. Va bene. Lancia fiamme contro Fyrock. Usa Nightshade. Ok. Andiamo di Ruotafuoco. Diciamo che il più difficile da battere è quello di tipo acqua. Molto più difficile, ti tiene testa, perché comunque ha anche delle mosse molto più forti. Ecco, Sponary. Aia. È grave. Ha il verso di Lady Anne. Che devo fare? Flamethrower, vai. È l'unica. Ah, grande, lo riesco pure a scottare, meno male. Water Gun. Resisti, 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 resisti. Grande. Grande Archilles. Adesso, sì, sono molto più veloce, quindi concluderò con un altro lanciafiamme. Da bravissima persona. Bene, ragazzi. Allora, l'ultimo Pokémon è l'evoluzione di Trickv, perché ormai me lo immagino. Nupin a livello 29. Ed ecco qui l'ultimo Pokémon che è Harilect. Sono molto più veloce e dovrebbe essere un danno moltiplicato per 4. Credo di sì. Infatti riesco a mandarlo giù immediatamente. Benone ragazzi. Allora, possiamo andare avanti? Credo sia l'ultimo questo qui, perché ci siamo girati tutti quanti i Pokémon. Allora, prima di proseguire, un'ultima super pozione su Archilles. Magari un'altra, va bene così. E giù.
Tatankete, eccoci arrivati. Hey, you, over there. Over here. Here. Ok. Praticamente abbiamo sentito qualcuno che chiamava, ma non so chi. Oh. E questi insetti? E tu soprattutto, chi sei? Un tizio di nome Tico, che teoricamente dovrebbe essere il capo palestra di Amatree Town, ragazzi miei. Sì, esatto. Allora, potrebbe essere... Sei venuto a salvarmi? Oh, grazie Arceus. Sarebbe un, come dire, grazie a Dio? Bene. Sono apparsi tutti in una volta. I miei Pokémon erano sopraffatti. E quindi? Se tu non fossi arrivato adesso, mi sarei messo a pensare... Mi sarei messo a pensare a cosa mi sarebbe potuto succedere. Terremoti? L'hai sentito? Un altro terremoto? Oh no, ho un bruttissimo presentimento. Devo sciogliermi, rapidamente. Ed ecco qui che Tico si scioglie come se niente fosse. Perché scusa, non potevi neanche scioglierti prima? Dimmi un po' tu. Comunque. Ah, è lo spirito. Perché? Che spirito? Comunque. Good to feel the air flowing down. È bello risentire l'aria scorrere di nuovo, una cosa del genere. Cosa? You have never... Vabbè, skippo perché non so precisamente cosa voglio dire. In ogni caso... veloce, usciamo di qui prima che si accorgano. Ma ehi, bello, eh? Bellissime sorprese. È stata praticamente sbarrata anche la stradina più maneggevole per andare via. Ma mica tanto, neanche. Comunque, oh caro, penso che sia Il Seikmater. Sì, dovrebbe chiamarsi così. Regina degli insetti. Si sveglia una volta sola. Ogni pochi anni. Ma quando lo fa è sempre affamata. Bene. Inizio ad avere paura. And angry. E quindi adesso che si fa? Senti, io odio fare tutto ciò. Va bene che io sono un capo palestra e tutto, ma tutti i miei Pokémon sono andati KO e quindi non ci sarà altra possibilità. Bisogna sconfiggerla e non pensare nemmeno a cercare di catturarla. Ok. Bene, allora ragazzi, prevedo una notizia spiacevole. Intanto Tico cammina dietro di me perché è tipo cagatissimo. E più avanti dovrebbe esserci questa regina degli insetti. Oh mio Dio, che roba è? Allora, ho capito. Praticamente è la terza forma evolutiva dei tre Pokémon che abbiamo visto fino ad adesso. E quindi bisognerà batterla senza catturarla. Seikmater. Non so come si pronunci il nome, minimamente. She's going to attack! Ed è così che parte la sfida contro... il Pokémon in questione, Seikmater, a livello 45. Boh, assurdo. Allora, vabbè, non ci sbagliamo di tantissimi livelli, anche perché Archiles si trova a livello 40. Direi di usare lanciafiamme bello diretto. Guardalo. Ah, perfetto. Usa Nightshade. Ragazzi, io proverei un attimo a lanciargli una Pokéball. Non so poi che effetto possa avere, Vediamo un attimo. Ultra Ball. Ci voglio solamente provare. Magari va a segno, chi lo sa. No, niente da fare completamente. Ok. Ah, Heal Order. Praticamente si riprende anche PS. Bene, un Vispiquin della situazione. Vabbè, allora direi di andare direttamente di lanciafiamme e sconfiggerlo proprio. Ciao. Perfetto, dato che non è stato difficilissimo. Mamma mia, Nupin, quanti punti esperienza. Livello 30. Bene.
Ok. Quindi, Seikamater scompare. E otteniamo la Royal Jelly. Che non so cosa sia. Ma verificherò sicuramente dopo. Ok. Quindi, dato che adesso tutti quanti gli insetti sono andati via, noi possiamo uscire tranquillamente dalla grotta. Allora. Come segno della mia gratitudine. Aspetta. Adesso suppongo ritorni in palestra. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Dark. Sì, bla bla. Potrai ritrovarmi in palestra. Ma guarda, gli posso venire dietro. È scomparso nel nulla. Quanto è strano. Ok ragazzi, allora siamo ritornati ad Amatri Town. Perché adesso vi farò anche vedere. Intanto direi di andare a curare i miei Pokémon nella strana casetta rossa. Salve infermiera. Dan 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 dan. Ok. Perfetto. Dunque ragazzi, da questa parte a nord sono venuto a sapere che c'è la palestra appunto di Tico. Era molto molto strano che non ci fosse. Ecco perché quel tizio abbastanza strano era messo qui davanti. Appunto perché lì c'era qualcuno che aveva bisogno d'aiuto. E quel qualcuno era Tico. Ok. Quindi Amatri Gym, palestra che andremo a battere solamente nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, per questo episodio finisce qui, noi ci vediamo nel prossimo. Ricordatevi di supportare questo episodio con un bel mi piace e un commentino qui sotto per dirmi la qualsiasi cosa. So già che Tico possiede i Pokémon di tipo fuoco e quindi qualche consiglio mi farebbe piacere, qualche consiglio da parte vostra. Nient'altro, da ThePokeDark97 è tutto, ci si becca col prossimo episodio di Pokémon Uranium. Ciao a tutti!